Qui ci troviamo presso l'azienda Ford Fratelli di Malta, io sono il titolare. Siamo a circa 300 metri, forse meno, dalla Kiklos, l'azienda dei rifiuti, di raccolta differenziata, quello che sia, non si capisce. Niente, questi signori, noi abbiamo questa azienda dal 92, questi signori si sono insediati nel 2004, forse 2005, non ricordo. Hanno iniziato con il smaltimento di frasche, potature e quant'altro, fino ad arrivare oggi a quello che sappiamo, insomma, non si sa quello che smaltiscono. Qui arrivano delle puzze tremende, ci stanno rendendo la vita praticamente impossibile. Io personalmente ho preso una casa, ho un mutuo, in questo posto, l'azienda, ho tutto, ho messo, diciamo, a rischio tutto quello, cioè, sto rischiando tutto quello che ho creato in questi anni, perché questi signori ci stanno rendendo la vita impossibile. Il posto è praticamente praticabile, le mosche, la puzza, si respira male, ci sono, mio fratello c'ha spesso tosse, attacchi d'asma, cose che noi non ce le sognavamo neanche ai tempi. Questa era chiamata la Valle d'Oro, si respirava profumo di fiori, non di raccolta differenziata. Niente, siamo costretti a lasciare questo posto, obbligati dalla Kiklos, non che ce ne vogliamo andare, ci obbligano ad andare via perché qui non si sa cosa respiriamo. La mia famiglia si sta allontanando, ho due bambini di 10 anni, sto perdendo forse anche la famiglia perché dall'altro mia moglie mi ha detto io vado via per proteggere i figli. Io sono costretto a stare qua perché difendo l'azienda, ma non so per quanto tempo ancora perché questi signori stanno cercando di renderci la vita impossibile. Qui abbiamo chiesto analisi, abbiamo chiesto tante cose, però dicono che tutto è a posto, è tutto a posto. Giorni fa sono morte due persone, soltanto per esalazione, non si sa di che cosa hanno respirato. E io questi abbassamenti di voci continui, cioè noi siamo proprio vicini a questa azienda e non sappiamo se da qui a qualche anno esce fuori qualche male brutto e ci ritroviamo a dire porca miseria, potevamo fare qualcosa, ma qualcosa lo dobbiamo fare adesso, penso, altrimenti è troppo tardi.